Questa non è la sequenza di un film. Siamo andati a vedere come Piedone e Sarlina con l'equipe dell'Ancas, un prestigioso gruppo di acrobati che fanno di solito nei film la parte dei cattivi e dei bastonati. Carlo Pedersoli o Bud Spencer? Come preferisce che la chiami, con il suo nome d'arte o con il suo nome da signorino? Beh, io preferisco Bud Spencer perché Carlo Pedersoli fa parte di un passato di atleta che oramai è un po' lontano. Bene, senta, signor Spencer, c'è stata una signora qualche tempo fa che ha presentato 12 denunce alla magistratura contro i film di karate perché dice che spingono gli spettatori poi alla violenza. Lei come risponde a questa signora? Prima di tutto spero che non faccia la 13ª denuncia, avendo visto questo oggi. E poi vorrei dire che la signora ha ragione. Questa gentile signora, vorrei però sfatare un momentino in lei questi principi e tutti quelli che ritengono che la nostra violenza sia una violenza cruenta, cattiva, eccetera. Io lo considero sport. Questa è una palestra con degli atleti che sono gli acrobati che lavorano con me. Sono riuniti loro in un'associazione, tutti uniti come se fosse una società sportiva, si allenano quasi tutti i giorni in palestre e quindi è uno sport. La nostra violenza, perlomeno in quello che io la intendo, è la comicità della violenza. Noi ridicolizziamo la violenza in tutti i suoi aspetti, come i cartoni animati più famosi ridicolizzano questo tipo di violenza. E tuttavia questa violenza si vede, è rappresentata, è violenza. Sì, ma senza una goccia di sangue, senza un graffio, senza niente. Enzo, vieni qua un momento, scusa. Io le faccio vedere una cosa molto semplice. Se io do un pugno in questa posizione, con la macchina da presa lì, è un pugno falso che si vede che non glielo do, che è questo. Si vede che non arriva. Basta spostarlo un attimo, questo è un pugno vero. E non l'ho toccato. E così anche in faccia. I pugni dati in faccia in questa posizione sono falsi. La macchina da presa vede che io non passo davanti alla faccia. Basta che io sposto la visuale e lo porto a raggio così, questo è un pugno vero. Però non ci tocchiamo, non ci siamo mai fatti niente in anni che lavoriamo insieme e crediamo di ridicolizzare questa violenza, come ho già detto prima. Ecco, in che modo la ridicolizza? Adesso la faccio vedere. Vieni qua, Fra. Lui mi dà un pugno con una catena apparentemente di ferro, giusto? Questa è una catena di gomma, innanzitutto. Quindi qualunque cosa mi arrivi in faccia non succede nulla, no? Poi con la forza lo giro, lo spazio. Adesso non esiste uomo al mondo che possa fare questo con la forza. Se questo non è ridicolizzare, eccolo qua. Vede? Ha fatto male? No, no, assolutamente. Assolutamente. Signor Spencer, lei non ha mai pensato che in fondo ci può essere anche una forma di violenza che lei esercita nei confronti degli adolescenti, dei ragazzi che vengono a vedere il film, i film che lei fa, proponendosi come un personaggio che ha guadagnato molto denaro, che è diventato ricco molto in fretta? Io veramente sono stato sempre ricco, ma ricco dentro. Che fa, mi lancia il messaggio anche no, lei adesso? No, glielo dico perché è molto importante questo. Io ho vissuto sempre in mezzo alla povera gente prima di fare l'attore e ho visto che sono pieni di ricchezza, interiore molto più dei ricchi veri. Adesso sono anche ricco a soldi. Questo può essere una posizione migliore di poter vivere sul piano materiale. Però ritengo che il personaggio mio non dia fastidio in questo senso ai bambini. Rimaniamo sul piano del denaro. Quanto sì. Guadagna a film lei? Sono cifre molto rilevanti che sono molto... Quanto? Io arrivo al massimo di 80-90 milioni a film. Senta, della violenza che c'è in giro, lei ha paura? Ma la paura secondo me fa parte di ogni uomo. Io ne ho passate tante nella mia vita, bisogna vedere... La maggior violenza non è quella su me stesso, perché su me stesso si può risolvere al massimo che vado all'ospedale o mi ammazzo, non è che succede niente, andando all'ospedale poi per un momento si guarisce. E la violenza sui bambini, sui piccoli, sulla gente, quelli che mi appartengono e quelli che non mi appartengono, questo è il tipo di violenza di cui io ho paura. Ecco, lei la sera quando va a casa sta con la sua famiglia
E quali sono le immagini della violenza che le fanno più paura? Ma tutto ciò che succede fuori io cerco di non dirlo, specialmente ai più piccoli, in quanto non lo capirebbero. Il resto, secondo me, dipende anche da un momento particolare dell'Italia che penso che passerà.